Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo un video particolare, ma soprattutto faremo un nuovo tipo di format e vedremo se vi piacerà. Adesso andremo a casa di un mio amico e vi farò vedere cosa ha realizzato e cosa ha intenzione di realizzare per il suo acquario. Eccolo! Buongiorno! Questo è Mauro, permesso? Prego, prego. Eccoci qua. Allora, siamo a casa di Mauro oggi, il mio migliore amico, che ha intenzione di farci vedere il suo progetto che ha realizzato. E innanzitutto questa qua è la sua casa, questa diciamo è la zona living, con la cucinetta a vista e il mobile del salotto e tutto quanto. Ma adesso vi presento Mauro. Buongiorno ragazzi. Eccoci qua con il suo acquarietto non piccolino, ma un acquarietto di 200 litri. Mauro, dal vivo è bellissimo. Questi sono 200 litri, giusto? Giusto. Belle poi le lampade. Sembra di conoscerle queste lampade. Sono quelle che utilizzo anche io nel mio acquario. Che spettacolo. Ma dicci un po' di cose di questo acquario. Allora, innanzitutto buongiorno ragazzi, io sono Mauro e volevo mostrarvi questo acquario da circa 200 litri, perché all'ordo sono 200 litri, ma al netto saranno 180 più o meno. Allora, riguardo la vasca, diciamo la lunghezza è di 1 m x 50 x 50. Eh sì, quindi sono proprio 200 litri, mazza. Eh sì. Allora, vi volevo illustrare più o meno il progetto della rucciata che ho creato io. Era di dare un senso più o meno come due arcate, una vicino all'altra. E più o meno, insomma, è riuscita abbastanza bene come cosa, perché Direi di sì. Gli spazi erano quelli, insomma, che erano. E diciamo che non era ridottissimo, però comunque le rocce sono molto grandi, quindi non mi ha permesso di andare in lunghezza. Però va bene, alla fine sono soddisfatto. Allora, eccoci qua ragazzi, parliamo adesso dei coralli invece, che volevo farvi vedere. Allora, da poco, da circa 2 giorni, abbiamo inserito questa anemone, che è veramente grande, e diciamo che fortunatamente già il Clarky è andato in simbiosi, quel pesce che vedete là dietro. Poi abbiamo dei Rhodactis verdi, che stanno cercando di sdoppiarsi, spero, insomma, che piano piano si sdoppino. Poi abbiamo qua Umbria Aerium, che è una sorta di, io lo chiamo il praticello, ma non è questo il suo nome originario. Poi qui dietro abbiamo un'anemone quadricolor, che non sta molto bene, però spero che adesso che l'ho alimentata cresca un pochettino. Poi qui abbiamo un'ofilia, molto bella, sono due calici. Poi qui abbiamo un sarcofiton che a seguito dello spostamento sempre che ho fatto sta un po' in sofferenza o in muta, però comunque sia spero che si riprenda. Qui abbiamo altri Rhodactis e qui una Xenia Pumping. Invece per quanto riguarda i pesci, allora qua abbiamo due gamberi lismada, abbiamo una stella marina, molto bella, particolare. Poi abbiamo un Volpinus, che adesso è un po' spaventato perché comunque sia ho messo le mani in vasca. Poi abbiamo due Gromis. E il Clarky, molto bello, era una coppia, però purtroppo la femmina l'ho persa durante lo spostamento, è andata in sofferenza e quindi l'abbiamo persa. Però adesso sostituirò questo pesce, credo, con una coppia di pagliaccetti. E poi che altro vi volevo dire riguardo gli animali? Adesso sono un po' scarso perché lo dovrò popolare, a breve farò... Perché da quello che mi stavi dicendo ce l'hai da 2 settimane questa acquario. Eh sì, l'ho cambiato diciamo il 26 ottobre, quindi comunque credo di stare già a buon punto, più o meno. Diciamo che è ripassato da una vasca da 100 litri a una da 200, che alla fine è un bel traguardo, era quello che volevi raggiungere tu, da sì, quello che ho capito. Diciamo che ho cambiato numerosi acquari, però questo qui era il mio sogno. Arrivare a 200 litri perché era la grandezza ideale che preferivo. Sì, ma io mi farei vedere questo corallo che è veramente bello, questo ha dei colori pazzeschi. Adesso non avendo portato i filtri
per il telefono non si vede bene, però ecco, già così rende l'idea che è veramente bellissimo. Ma dicevi che sta in sofferenza quello? Un pochino sì, perché comunque era più grande e spolipava meglio. Ok. Ma io direi adesso, abbiamo abbassato le tapparelle per far vedere meglio un po' tutto quanto l'acquario, io direi di rialzare tutte quante le tapparelle e far vedere tutto quanto il sistema di filtrazione, schiumatoio, mobiletto. Benissimo, allora come... parliamo della tecnica. Sì, parliamo della tecnica. Parliamo della tecnica e ci vediamo fra un secondo. Perfetto. Eccoci tornati, abbiamo alzato le tapparelle e adesso Mauro ci illustrerà la tecnica di questa vasca. Allora ragazzi, io volevo parlare in primis dello schiumatoio che ho sostituito con quello che avevo prima, che era un Tunse 9001, che era ottimo, però aveva insomma diciamo un litraggio minimo di 125 litri mi sembra, quindi non andava bene per questo acquario. E quindi l'ho sostituito con questo della Deltec MCS 600, che è uno schiumatoio ottimo per quanto riguarda la silenziosità e l'efficienza, perché comunque schiuma benissimo. E poi Cristian, se passi qui dietro ti faccio notare, aspetta dammi il telefono, vi faccio vedere, non so se riuscite a vedere bene, che qui ci sono tre scomparti. Allora, questo qua è lo scomparto per il pescaggio dell'acqua dall'interno dell'acquario, che viene filtrato poi alla parte centrale, e questo spazio che è vuoto è una sorta di filtro che serve magari, che ne so, per mettere delle resine, se avete i fosfati alti, se avete i silicati, senza lasciare il sacchetto a mollo nell'acquario, che è brutto da vedere esteticamente, diciamo che è una cosa proprio che non si può guardare. Poi abbiamo il termostato, che è da 200 watt, che credo che andrò a sostituire con un 300 o addirittura un 400 watt per farlo un po' più sovradimensionato. Okay. Poi abbiamo le pompe di movimento, che questa qua l'andrò a sostituire con una Gebao da 4000 litri l'ora. Questa se non erro è da 2000, vero? Sì, questa è da 2000 litri okay. l'ora. E poi abbiamo questa qui che è un 5000 litri l'ora, perché comunque sia l'acquario, essendo grande e lungo, ha bisogno insomma sì. di una pompa un po' più potente. Invece le lampade sono tre Lumini Pixie 30, che se non erro ce l'ha pure Cristian sul suo tubo. Sì. Che però ho intenzione di andare a sostituire con delle Easy LED lunghe un metro, cioè vorrei fare un Easy LED blu e una bianca e blu, per la crescita dei coralli sono più idonee. Poi per quanto riguarda invece il mobiletto, ho dovuto acquistare questo mobile apposta specifico della Jewel, che fortunatamente aveva le misure della mia vasca, che adesso vi farò vedere, che è un mobile che regge fino a 500 litri, 500 kg, scusate. Allora, qui dentro c'è spazio un po' per tutto, perché comunque essendo senza mensole, a parte quella centrale, è molto spazioso. Diciamo è molto sistemato molto bene. Sì, e ancora sta in fase di sistemazione, perché i fili sono un po' messi male. Questo qua è un computerino che mi segno più o meno i valori della vasca. Grazie. Che mi aiutano a tenere d'occhio quelli. Ma dai, che professionalità. Poi lì abbiamo le prese intelligenti per tutte le lampade. Queste sono molto comode, sì, le uso anche io. Se vuoi mettere il link in descrizione, sono della Meros. Sì, veramente belle, sì. Sono molto buone. Io direi proprio, il filtro non si sente neanche. No, il filtro è silenziosissimo, è ottimo. Il filtro è qualcosa di spaziale, è veramente bello. Diciamo che come quanto è grande la vasca, il filtro non si nota nemmeno. Poi messo in quella posizione, diciamo, non dà neanche fastidio, troppo fastidio agli occhi. Cioè sempre, rimane sempre una casa pulita e arredata bene, insomma. E secondo me non si nota nemmeno. Poi con quella piantina sopra, molto carino, sì. Questa invece cos'è? Penso sia per non far Questa qui è fa parte rumore, sempre insomma. Dello schiumatoio, sì, è una sorta okay. di cascatella che è fatta apposta per non far rumore con l'acqua. Guarda, sinceramente penso di installare anche una cosa del genere, adesso controllo magari sul web se trovo qualcosa, perché quando magari scende un po' l'acqua e va a dare fastidio quel rumore tipo di cascatella proprio nell'acqua, magari e se uno sta guardando un film, se sta concentrato, ecco, dà un po' fastidio, mentre con questo se ascoltate non si sente praticamente niente.
Comunque, che dire, veramente, veramente bello. Io penso che sia innanzitutto l'acquario dei tuoi sogni che mi hai sempre detto Beh, che sì. volevi raggiungere questo livello. E rispetto all'altro che avevi da 100 litri, proprio non ha rivali, non ha proprio, è pazzesco. E io direi anche magari che possiamo rivederci, non so, fra... Certo, magari tra qualche mese che Sì. sostituiscono le lampade, magari Perché mi inseriscono dicevi, le se mi muraglie. dicevi che dovevi inserire altri coralli, ovviamente prima dovevi prendere le Easy LED e tutto quanto. E insomma, ci rivedremo sicuramente così. Sì, Diciamo che è in fase di allestimento. vabbè, infatti sì, sono 2 settimane circa. E io dico, direi che stai veramente a un buon punto. Ma parliamo un attimo dei costi invece. Quanto costa mantenere una vasca del genere? Allora, per quanto riguarda i costi, questo è un tasto molto dolente, no Aia. scherzo, diciamo che allora più o meno la spesa è di il mobiletto intorno ai 200 euro, Vabbè, quella è la sicurezza in quella sicurezza primis. prima di tutto. E, le lampade io avendone prese due comunque usate, le ho pagate all'incirca 50 euro l'una, però il costo vero e proprio è di 70 euro, quindi se le dovete acquistare nuove stiamo lì anche intorno ai 200 euro più o meno di lampade. Poi per quanto riguarda la vasca, questa qua anche comunque sta intorno, si aggira ai 250-300 euro, dipende sempre da chi ve la fa, insomma, perché questa è una vasca che è stata fatta su misura. Poi le rocce vive sono all'incirca 60 kg di rocce. Ci sono vari negozi che le vendono a prezzi differenti. Io credo una stima proprio così, più o meno sono 500 euro di rocce, andandolo a pagare 10,90 al chilo, che è molto difficile trovarla a quel prezzo. Di solito stanno a 14,90 o addirittura 19,90, essendo rocce vive. Poi, per quanto riguarda invece lo schiumatoio, anche questo qui, io avendolo preso usato, sta intorno ai 180-200 euro. Però nuovo, questo modello qui non lo fanno più, però si aggirava intorno ai 450-500 euro. Però sono soldi spesi proprio benissimo, perché schiuma veramente tanto. Poi ci abbiamo, va bene, il termostato, quello lì penso 20-30 euro costerà. E le pompe di movimento, oppure quelle lì intorno ai 30, 35, 40, dipende sempre dal litraggio che uno prende. Mi sembra di aver illustrato tutto, va bene, a parte sotto le prese intelligenti. Sì, poi abbiamo anche, diciamo, la sabbia. Ah, la sabbia, sì, 10 kg di sabbia di aragonite. Io, diciamo, ho adottato il metodo che non esiste, perché ne ho messi all'incirca 1 cm o 2 cm sotto, che dicono tutti che è sconsigliato, però io la vado a sifonare quando farò i cambi d'acqua, quindi spero di non avere problemi. E poi in caso dovesse avere dei problemi, La sporterò, la sì. levo tutta. Ok, piano piano, poi magari con i tempi giusti. Però ecco, diciamo complessivamente la spesa è indicata, è giusta, diciamo, per questo tipo di vasca. Ok, poi ovviamente più le vasche sono grandi, più la spesa è maggiore. E quindi ovviamente avendo come io un cubetto piccolino, le rocce le vado a pagare molto di meno perché ne devo mettere oggettivamente di meno nella vasca. Però diciamo che oggi vi ho portato questo contenuto proprio per farvi vedere che ci sono altre alternative per chi magari ha casa un po' più grande o ha voglia di prendere un acquario più grande, no? Anche questo qua mi sembra un bel progetto. Sì, tirando le somme, credo che stiamo ai 1.000-1.500 euro. Però ci siamo portati a casa un bel gioiellino, diciamo, no? Sì, sono soddisfatto, perché alla fine era quello che sognavo. Ottimo, ottimo. E allora ci vediamo tra poco per i saluti. Ciao a tutti, ragazzi. Allora Paolo, ti volevo ringraziare per avermi ospitato a casa Niente. tua oggi e complimenti per questa fantastica vasca che hai realizzato, che stai portando avanti con questo progetto, secondo me, fantastico. E voglio ricordare a tutti voi che se il video vi è piaciuto e soprattutto se il format che sto portando vi piace, vi sta piacendo, fatemelo sapere nei commenti e soprattutto se volete che
magari venga io personalmente nelle vostre case a far vedere a tutta quanta la community che si sta creando con questo canale YouTube, fatemelo sapere ovviamente, e se siete nelle zone di Roma sarei proprio contento di venire a visitare le vostre vasche. Ovviamente al momento non posso spostarmi in tutta Italia per vie lavorative, però se siete di Roma fatemelo sapere e magari ci prendiamo un caffè insieme e mostriamo a tutta quanta la community di YouTube e del mio canale le vostre vasche e le vostre creazioni. Io spero veramente che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere, mi raccomando, se vi piace, iscrivetevi al canale, cosa fondamentale, attivate la campanellina e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.